Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxiGamer88. Oggi riprendiamo con Cities Skyline. Allora, cominciamo subito. Innanzitutto diamo una bella occhiata qui. Come vedete abbiamo bisogno di zone industriali perché oggi faremo qualcosa di totalmente diverso. Andremo ad acquistare questa zona e cominceremo a sviluppare la nostra società agricola, tra virgolette. Cioè, tutta con cos'è, a pannelli solari, una bella zona ecologica, così facciamo contenti tutti. Però prima di fare questo c'è bisogno soltanto di fare una piccolissima cosa: sistemare questa città. In che senso? Dobbiamo annullare, per esempio, qui c'è bisogno di zona industriale a bestia. Però adesso ce la faremo. Allora, innanzitutto cominciamo a fare strade a pozzo. Anzi, la scendo un pochettino. Facciamo così. Mi è venuta storta, ma non mi interessa perché adesso facciamo così e la allungo fino a qui. Fino a qui ci posso entrare? No. Va bene, facciamo poi questo se è possibile. Ah, non ho abbastanza soldi, allora velocizziamo un po' il tutto. Devo dire che sono veramente contento che state seguendo in tanti questa serie, e per me è una cosa veramente stupenda. Quindi ringrazio sempre tutti coloro che seguono la serie con insieme a me. Però intanto facciamo questo. L'acqua c'è qui. No, mettiamogliela. Questo è un piccolo problema. Vabbè, aspettiamo un altro pochettino e poi mettiamo anche l'acqua. Perché facciamo così. Questo qui, questo. Dai. No, non voglio chiedere prestiti, appunto, per evitare tutte queste stronzate burocratiche. Fino a qui quanto ce ne servono? 1.400, ce la facciamo? Forza. No, non voglio andare in debito con qualsivoglia banca, appunto per evitare problemi. Facciamo così, va bene. E devo dire che questo gioco mi sta piacendo. Non mi aspettavo che avesse tutto questo successo, però il merito è tutto vostro. E adesso come facciamo qui? Facciamo così. Vai avanti sempre perché ci servono i big money. La facciamo trasversale, sempre se possibile, con le strade belle ampie. Ok, la faccio così e adesso la chiudiamo. Ok, l'acqua c'è. Sì, e va benissimo. Adesso completiamo la nostra opera. Facciamo uno e due, e va bene così. E qua pure. E qua pure. Ok, direi che in questo modo non dovremmo avere più problemi con. Allora, togliamo questi edifici abbandonati perché non ci servono attualmente. Anzi, io li toglierei tutti, però il problema qual è? Non mi va. Ovviamente sto scherzando, li lascio sempre. Inceneritore, come siamo messi? Perché ne volevo costruire un altro. Ci vogliono un botto di soldi. Non appena sistemo qui, cominceremo a spostarci per un'altra zona. Però per sicurezza mi servono un botto di soldi. Quanto ci voglio? 30.000, mamma mia. Intanto la popolazione ha superato i 12.000. Non abbiamo avuto grossi problemi. Però adesso dobbiamo sistemare urgentemente. Sì, c'è bisogno anche di una caserma dei vigili del fuoco subito. E la metto. La lascio qui bella centrale, ragazzi. Anche se mi costa un pochettino. Però evitiamo il problema che prende fuoco il mondo e più. Ci sarebbe bisogno anche di una centrale di polizia, cosa che faremo al più presto. Tanto è 12.000. Maledizione pure la mosca. Aspettiamo un pochino. Come vedete, grazie alle zone industriali i nostri guadagni settimanali aumentano e diciamo che stiamo andando veramente bene. Vabbè, questo è tutto merito vostro perché portate veramente una botta di culo di quella epica. Cioè, io nei gestionali, se ci gioco da solo, faccio schifo totalmente. Ok, mettiamo anche questo. Cerchiamo di far contenti un po' tutti. Così qui siamo a posto. Adesso c'è di nuovo domanda di
Però qui manca anche questa e dobbiamo costruirla. Vediamo, aspettiamo un pochettino. Intanto posso chiedere un prestito ancora più grosso? No. Ancora no. Forza. Sì, perché dovete evitare assolutamente di prendere prestiti. All'inizio gioco è lecito perché naturalmente qui manca il gas e lo so cosa volete farci. L'elettricità va scendendo in una maniera vergognosa, ma adesso noi ovvieremo anche a questo problema. Mi viene questo. Perché lì manca l'acqua. E allora, ovviamo subito. Questo che cos'era? Acqua. Ok. Tu vai qui. Ok. Ok. E questa è fatta. Adesso costruiremo un'altra centrale. E questa come? Non l'ho capito. Ma forse devo trascinarla, ma non mi va. No, continuiamo sempre con questa di qui da 19.000 perché è abbastanza utile. Facciamo una cosetta. Il problema guarda che questa è senza energia, senza carburante, però adesso risolveremo. Forza. Com'è che manca l'acqua? Un attimino, abbiamo un piccolo problema tattico. E infatti. Ok, adesso non c'è più il problema dell'acqua, va bene. Dipartimento, manca l'energia elettrica. Un attimino, signori, il tempo che riesco a sbloccare questa. Forza. Sì, perché prima di abbandonare, tra virgolette, questa zona, ho bisogno di sistemare qui tutto. Tra cui anche il fattore elettricità. Infatti, vedete, qua stiamo andando al buio, però ce la faremo. Ok, va bene così. L'elettricità aumenta. Di quanto? Non capisco come si possano riprendere queste di qui, ragazzi, se sapete come fare. Questa non è operativa. Allora, direi di toglierla. Elettricità come siamo messi? Male, male. Allora, un prestito lo devo prendere assolutissimamente, da 60.000. Dov'è? Ci serve. Innanzitutto l'elettricità a bestia. Questa di qui vorrei provarla, vai. Facciamola, vediamo come funziona. Però se la metto qui costa un botto di soldi, ma vediamo la differenza. E poi vorrei costruire una di queste qui. Lasciamo il mondo com'è. Ah, è un altro dei pompieri che naturalmente non posso fare. Vediamo la produzione di energia. Beh, se ne sale a 350 e va benissimo. Questa la possiamo togliere. Ci serve del petrolio, qualsiasi cosa ci serva, non lo so. Allora, qui mancano dipendenti e quindi abbiamo bisogno di un altro po' di manodopera. Adesso per la manodopera, come la facciamo? La devo fare forza qui, quindi ho 4.000, veramente poco. Cioè, i soldi non bastano mai. Facciamo così. Un po' più tra virgolette storta se possibile. Non ho mai soldi, cavolo, cavolo. Allora, intanto posso dedicarmi. La faccio a bassa densità qui perché non è vicinissimo a una zona industriale, quindi dobbiamo farla per forza così. Vedo che qui gli edifici continuano ad essere abbandonati, ma non posso farci niente. Ok, le persone adesso dovrebbero venire. L'acqua c'è qui, assolutissimamente no. Adesso sì. Così sono tutti contenti. L'elettricità arriverà a breve. Qua è una cosa positiva. Adesso un altro po' di zone industriali da costruire subito come il pane. Però prima di fare questo, voglio vedere. L'ospedale qui non ce n'è. Anche
ne dovrei mettere due qui, però. Qui c'è. Pompieri, come siamo messi? Ce ne serve un'altra qui. Ok. Credo che così almeno abbiamo avviato un pochettino il problema, però. La cosa grave qual è? Che ci servono altri inceneritori e costano un fottio. Allora, prima di tutto, dedichiamoci a un'altra zona industriale e facciamo così. Lo so, è un po' storta, ma non ci interessa. E poi la andiamo a ricollegare in una maniera totalmente random, forza. Prendiamo altra zona industriale e la posizioniamo qui, perfetto. Manca di nuovo l'elettricità, maledizione. Come mai? L'elettricità, abbiamo un piccolo problema tattico, però adesso lo risolviamo. Scusate un attimo. Volevo costruire qualcosa in questo video, però naturalmente non ce la facciamo. Come vedete abbiamo tutte queste centrali che stanno morendo. Non so come farle riprendere, quindi le elimino direttamente. Devo acquistare obbligatoriamente un altro di questi. E se ce la faccio, quanto manca? No, troppi. Ok, ce la facciamo a recuperare un pochettino. Assolutissimamente no. Perché ce ne vuole un altro di queste città. Di queste centrali, maledizione. Problemi di energia, ecco come intitoleremo questo episodio. Dobbiamo cercare di mettere zone industriali a bestia. Ecco qua. L'elettricità attualmente lì non arriva, ma l'acqua sì, ed è quello che ci interessa. Zone a bassa densità le metto qui. Anche se le persone non saranno contenti di vivere vicino alla zona industriale, non posso fare altrimenti perché attualmente lo spazio è quello che ho. L'altra zona la sbloccheremo dopo. E quindi facciamo così. Vediamo se riusciamo a sistemare in questo video almeno questa parte di città, così nel prossimo. Intanto abbiamo quasi 15.000 di popolazione, però io vorrei fare una cosa. Queste di qui sono utili, però dove le andiamo a mettere? Vedete, ce ne danno 4 megawatt, cioè è inutile, cioè ce ne vorrebbero tipo 10-13 di queste per riuscire a ottenere un effetto positivo. Allora, aspettiamo che aumenti questo, intanto eliminiamo anche questo, cambierà qualcosa? Assolutamente no, perché non ce la facciamo. Adesso devo cercare di togliere i debiti tipo al volo, però. La reputazione però è felice, la cosa è positiva, però mi dispiace soltanto per il fattore che devo sostituire ogni volta le centrali, cioè non è molto realistico, non è che per quanto io costruisca una nuova centrale elettrica, cosa succede? Che abbiamo una fornitura di gas fino all'esaurimento. Avrei preferito che ci fosse implementata una sezione tipo di commercio, acquista l'olio per la centrale oppure per le altre centrali in generale. Intanto mostriamo qui, eliminiamo quello. Ce ne serve subito un'altra e noi non ce la facciamo. E questo è un grosso problema. Sì, lo so, siamo in negativo, ma non posso fare niente. Perdiamo cittadini a bestia se qui non si muove. E non posso richiedere nemmeno il grande prestito, che è quello che mi piacerebbe avere. Eliminiamo tutti gli edifici, quelli almeno abbandonati. Eccolo, guarda qui, era messo proprio imboscato. Forza. Però devo dire che come gioco mi sta veramente prendendo alla grande. Cioè, bello, è tra virgolette semplice, però allo stesso tempo è molto impegnativo. E questa è una cosa che in un titolo del genere fa. Adesso io lo apprezzo tantissimo. Può darsi che fra altri 20.000 di popolazione comincerò a sclerare, però. Dettaglio. Possiamo costruirne un'altra. Dov'è?
fabbrica operativa. Adesso ne costruirò un'altra, però come vedete c'è bisogno anche. Questa è spettacolare. Devo arrivare a 20.000 di popolazione per costruire quella solare. E questa è bellissima. La costruiremo allora non appena arriveremo a 20.000 di popolazione nella nuova zona. Adesso abbiamo un'altra domanda di industria che dobbiamo ovviare. Facciamo così. Poi questo mettiamolo qui, onde evitare di chiudere strade. Poi facciamo così. No. Un puntino, dai. E vabbè, vaffanculo. Aspettiamo un altro poco. Qui cosa manca? Acqua, elettricità? Non lo sappiamo, perché non appena noi abbiamo cominciato a costruire zone ad elevata. Facciamo così, almeno già l'abbiamo tutto pronto. Zona industria la bestia, come vedete se ne sono andati tutte le riserve di energia. Questa parte la lascio aperta perché poi ci dobbiamo espandere, quindi non posso fare altrimenti. Anche qui facciamo lo stesso. Ci servono i big money, ragazzi. La quantità industriale. Ok, questa è tutta fatta, tranne questo pezzettone che andremo a fare ora. Ok, abbiamo tutta la mappa pronta e dobbiamo espanderci piano piano, altrimenti non ci arriva energia e ci attacchiamo. Ok, direi che per la zona industriale qui va benissimo. Zona residenziale la metto qui, tanto non posso fare altrimenti. I soldi ce li abbiamo, sì. Elettricità. Elettricità, volontà. Non appena arrivo a 15.000 poi stacchiamo, ragazzi. Poi, prima di tutto sistemiamo la luce. Forza, che ci siamo quasi per un'altra centrale. Dobbiamo andare in positivo. Attualmente costruisco queste di qui. Poi non preoccupatevi, faremo le altre. Ok, vai con la luce che ci serve. Qui sto lasciando molto spazio perché poi ci andremo a espandere. E termineremo il video acquistando soltanto questa zona. Sfortunatamente volevo farvi vedere di più, però ragazzi, il problema è quello. Eppure mi allette tantissimo questa centrale a petrolio. Però dai, ce la stiamo facendo. Ne voglio costruire almeno un'altra di queste piccole per darmi un gap di margine e non avere più problemi. E possiamo terminare. Forza. Intanto le zone industriali. Non ho più spazio, come vedete. Cioè, l'abbiamo riempita tutta la prima zona, che è una cosa positiva. Ok, mettiamo anche questa e direi di terminare. Vediamo come l'elettricità. L'acqua va bene. Questo va pure bene. Ce la facciamo a costruire un'altra? Non credo, ma comunque. Allora, salviamo. Sì. Vi faccio vedere come siamo messi in questo momento e ci salutiamo. Due, vabbè, ancora dobbiamo sistemare il fattore pompieri e tutto il resto, ma quindi ragazzi, terminerò qui questo video, spero vi sia piaciuto, ricordatevi di commentare e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!